Ci siamo, Mompra Challenge di oggi. Abbiamo un super ospite. Ospite. Vediamo se è già collegata. E allora. Rita, dove sei? Mandami la richiesta. Che se no non riesco a farti entrare. Come state? Allora, eccola qua, trasmetti in diretta con Rita. Vediamo se c'è. Eccola! Se no, sono qui! Uffi! Uffi, come andiamo? Bene, vedo che c'è un bel sole anche da te, anche qua a Milano. Sì, bellissimo. Sei in formissima, sempre gnocca, come dicono a Bologna. Sempre gnocca finché dura. La verdura. Carica per la Mompra di oggi? Molto carica. Ok, allora per oggi avevo pensato di farti fare 10 round di alzate con i pesetti. Ho visto che sei molto brava e pratica. Vabbè, le braccia dico non è proprio dici il mio forte, vero? Ma no, però... invece le braccia vanno tenute allenate anche per una donna. Chiaro. Quindi niente, allora prendi i pesetti, allora tolgo la sedia, sì, ma mi vedrai? Ti vedrò. E... mica tanto, devo spostare la camera. Ok, setta più la indietro. Camera. I pesetti sono qua. Tu mi vedi così? Allora, non vedo ancora. Un po' di sole, no, ti vedo... No, aspetta, sposto così, va? Faccio prima. Andiamo così. Così mi vedi? Occhio, così? Occhio. Così ti vedo a metà, alzo un po' la camera. Perfetto. Così sei perfetta, ti vedo. Perfetto, prima che mi ammazzo. Quando fai l'esercizio stai lì e poi quando vieni a rispondere alla domanda ti faccio fare un po' di shadow boxing. Sì. Rimani sui saltellini così, senza pesetto, e mi rispondi le domande più in camera, che così ti si perfetto. Vede bene la faccia. Perfetto. Va bene? Sì. Ok, soldato Rusic, siamo pronti? Faccio partire il tempo per il primo round. 10. Pronti? Sì. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. E adesso un po' di shadow boxing, così... Sì, vabbè, non ho mai fatto boxing, si vede. E rispondiamo alle domande. Se riesci a alzare un pelo di più la camera, che così ti si vede bene. Così? Tira un po' più in su, che così... Tirala un po' più in su, che un po' macello, aspetta. Che non sono molto pratica, si vede, vero? No, non è vero. Ok, vediamo. Ok, così. Perfetto. Vediamo se basta. Secondo me sì. Perfetto, così ti vedo bene. Mi senti bene? Ok, partiamo con la, con la prima domanda. È un vero o falso? Sì. Devi dire su Miami, ovviamente, perché tu conosci bene Chiaro. Miami. Allora, prima domanda. A Miami sono stati girati 3 film di James Bond. È vero o falso? 3 non sono sicura, so che falso.
era vero invece. No! Tre film, Goldfinger, Thunderbolt, sì, lo sapevo. E Casino Royale anche. Ok. Addirittura anche Casino Royale. L'avevi mezz'oretta giusta, va bene. Allora, sì, vabbè. La seconda. Allora. Devo fare di nuovo i pesi? Allora, Miami è stata... No, ancora qui, è ancora vero o falso. Okay. Miami è stata fondata da una donna. Vero o falso? Mamma mia, che difficile. Falso. Vero. No! Giulia Tuttle, tipo, possibile, adesso non so se l'ho letta bene, però allora, dicono così dalla regia. Ok, altra domanda. Miami è circondata da due parchi nazionali? Sì. Brava, ok. La prima crema solare è nata a Miami? La prima crema solare è nata a Miami? No. Vero. Brava, falso, ok. No, è giusta. Ok, l'ultima, vediamo se la prendi. Il Padrino parte seconda. È stato l'unico film girato a Miami a vincere l'Oscar come miglior film. Vero o falso? Padrino girato a Dai, Miami. Che tempo stringe. Falso. No! È vero! Era vero! Vabbè, la prima. Bevi un goccio d'acqua che ci rifacciamo, dai. Va bene. Miami, guarda. Erano e la mia amica nemica. Erano difficili, lo so, erano difficili. Dopo saranno più facili. Vai col secondo round, soldato. Pronti? Allora, secondo me rimarrà a zero. Ok, non vai. Sono preparata. 3, 2, 1, 2. 2, 3, 4. Poi guarda che fighi, pesetti rosa. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hai fatto bene a bere l'acqua perché adesso abbiamo uno sciogli lingua. Come te la capi? Ok. Malissimo. Anch'io. Malissimo, quindi è facile. E poi conosci bene l'ambiente perché parliamo di cucina. Quindi lo scioglilingua di oggi devi dire 10 volte il cuoco cuoce in cucina. Il cuoco cuoce in cucina. Brava! Mamma mia! Meno male che arrivò. Hai visto che lingua? Io questa non la sapevo. Allenata. Avanti. Avanti, terzo round. Brava. Pesetti. Terzo round, prendere i pesetti, vai. Vai, pronta. È preparata, è formissima la Rusi, altro che. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ma scusa, non posso fare solo scioglilingua? Allora... Bello, era bello questa. Poi tra l'altro cucina, è stata il cuoco cuoce in cucina. Il tuo regno nella casa, quindi sì. torniamo di nuovo in cucina e ti chiedo 5 modi per cuocere un uovo. Wow, allora, uovo fritto. Uovo sodo. Ok. Uovo alla coque. Bravissima. Uova strapazzate. E? Però uova in camicia. Brava! Grande. Allora, non volevo rimanere a zero. No, assolutamente. Già siamo 2-1 per te, quindi... Va bene. Andiamo avanti. Pesetti? Pesi. Se vado in alto? Vai, alzate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ho contato un po' male, 10, ok, va bene. Ancora uno anch'io. Allora. Vai. Come? Ah!
Gaia! Atla! E allora, visto che chi meglio di te, mi devi dire, questa è facile, però la voglio sapere da cultore, perché è stato un film, cioè, è un cult, Attila, Flagello di Dio, tre curiosità sul film Attila. Tre curiosità. Dette da te, quindi... Allora, una era... Abbiamo fatto la scena da mongolfiera, no? Okay. Quindi io e Diego. Ok. Allora, lì finalmente partiva il bacio. Io avevo con me delle caramelle di violetta. Capito? Allora, ad un certo punto gli do la caramella di violetta, io la caramella di violetta. Poi allora... azione! Parte l'azione! Tac, una roba di lingua. Allora io allora dico alt, che faccio hai fatto? No, perché gli ho detto scusa Diego, ma no la lingua. E no, si deve baciare così. Ma che, siamo su una mongolfiera, non si vede niente, ma che sta di... Allora, ok. Ciac, seconda. Linguone peggio di prima. Ancora. Quindi niente, quello non c'è stato niente da fare. Voleva darti i baci veri. Sì. Voleva dare i baci veri. Allora, poi un'altra scena invece fortissima c'era il cavallo. Ok. Allora, io dovevo prendere il cavallo non legato, sciolto, lasciato così. C'era una scena di panico, io dovevo correre e allora fare un salto e saltare sul cavallo. Cioè, ma il cavallo è alto. Cioè, uno pensa che il cavallo, capito? Invece è un cavallone gigante. Poi aspetta, allora, ciac, uno, io corro, il cavallo si sposta. E quindi... Cioè, io ho partito per... Poi, a parte, mi hanno messo sotto delle foglie una pedana, perché dice così salta un po' più in alto, perché veramente il cavallo è altissimo. Poi senza sella né niente, cioè, difficilissimo. Allora, ad un certo punto, ok, allora, terzo, ciac, vai, io corro, un salto, poi vestita costumino, capito? Pelo su pelo, sì. Proprio così, pilo su pilo. E il cavallo, tac, che se ne va via. No, guarda, io non ce la facevo più. Ho fatto tipo 15 salti prima che il cavallo è rimasto fermo, capito? Io ero già esausta. Sono andata lì, ho detto, se sbaglio questa col cavolo, eh. Siamo andati, è andata. È andata. Però pensavo di morire, altro che, capito? Pesetti. Allora, questa era la seconda. La terza, fammici pensare, no, la terza era terrificante, perché? Allora, noi giravamo, ottobre, novembre, così questi mesi qui, la luce sai che si abbassa presto, si girava fino alle 3:30, quindi sveglia 5:30, la macchina passava alle 6. Io naturalmente, che sono una dormigliona, si è visto pure nella casa, vabbè. Alle 6 mi suonavano, è arrivato l'autista, signora, io sto facendo, io invece scendo, in quel momento mi svegliavo. Allora andavo, facevo la doccia, 3 secondi asciugata tutta, andavo in macchina, trac, mi mettevo proprio sdraiata e dormivo fino a Manziana, dove andavamo a girare il film, perché distrutta. Giravate a Manziana le scene, quelle lì, tipo bosco, tipo queste cose qui, e la sera alle 9:30, che non mi è capitato mai nella mia vita, 9:30 di sera, mi addormentavo al ristorante seduta sulla sedia. In piedi con i cavalli proprio. Sì, come i cavalli. Cioè, se tu mi dici di dormire alle 9:30, io neanche se mi dai, non so, il Pentotal, che non so che cos'è, però qualcosa sicuramente di forte. Niente, lì alle 9:30 seduta dormivo. Che figata. Vabbè, sì. Tre aneddoti fighi e originali, anche perché comunque poi se ne leggono tanti. Beh. E niente, te la devo dare buona, allora questa ci sta. Grazie. Sta tutta, e chi non ha visto Attila andatevelo a riprendere, perché è bellissimo, è fighissimo, fa morire da ridere. Sì, grida, è strepitosa. Allora, andiamo avanti, altro round. Vai. Ready. Vai. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10. Tu ti alleni quotidianamente, praticamente. Sì. No? Vedo che sei, sì, abbastanza sportiva. Sono abbastanza sportiva. Ma si vede, perché poi fa bene allenarsi. Perché poi... No, ma sai che cos'è anche? Con quelli di questo periodo che siamo sempre chiusi in casa, siamo stati sempre chiusi in casa, se non ti alleni, capito? Cioè, mangi. No, ma poi ti senti proprio frustrato, capito? Allora ho cucinato di tutto e di più, eh.
Però almeno mi sono mosso un po', se no. Poi mi Tipo il dirai qualche criceto, piatto che hai sai? fatto. Ah, che Buonissimo. a noi ci hai trattato benissimo nella casa, tra l'altro, perché facevi dei Sì. piatti super healthy da paura. Minestroni da Adesso paura. sarei... Sì, Allora. super healthy, infatti vedi, io e mio figlio che è nella casa con me a fare la quarantena, siamo dimagriti tutti e due. Ecco, Invece di beh, almeno. ingrassare, siamo dimagriti. Invece di ingrassare come il 90% delle persone in questa quarantena. Abbiamo un infatti. indovinello. Sì. Come te la cavi con gli indovinelli? Malissimo. Benissimo. Beh, sei come con gli scegli lingua. Allora, indovinello. Inizia per B, B. ma B contiene come solo una Bottana? lettera. B come Sì, B come Bologna? Ok. Bottana, brava. E B come poi? Bologna, ma contiene solo una lettera. Inizia per B, ma La contiene solo una lettera. Che cos'è? Che cos'è? lettera dell'alfabeto, la seconda. No, B, sì, B. B, B di Bologna. Inizia per B, ma contiene solo una lettera. Che cos'è? Che La cos'è che busta, ti faccio? Brava! francobollo, la busta, era la busta. È la busta, la busta, è la busta, Ok, è la va bene. busta. È Ah, una lettera perché è forte. la busta, ok. E vabbè, era carina questa. Sì, sono un po'. Sempliciotto, dai, va bene, va bene. Sì, va bene, Andiamo grazie. Meno avanti. male che sei sempliciotto. Ci stava, ci stava. Andiamo Ci avanti, stava bell'altro Lusi. tutto. Go! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e ok. E adesso ascolta bene perché partirà un pezzo musicale. Sì. Vediamo se lo riconosci. Io voglio che ce la canti tutta questa Proprio hit tua. yesterday, proprio. Questa è la hit tua, Leave Me or Leave Me. Every day, Love Me or Leave Me Now. give me love. Uffi. Your... Okay, è alta per me lì, eh. Me l'hai fatta tu però, eh. Ero più giovane. Give me love with your smile. Na, na, na. Non mi ricordo più le parole. Na, na, Arriviamo al ritornello. na, na. Sì. È bella anni 80, eh. Me la sono scaricata io. Eccolo. Allora, metti via il disco, te la canto io. Dai, ok, stoppa che ce la Sì, fa a cappella, te la canto attenzione. più bassa perché ho la voce bassa oggi. Vai, ripeti. Love me or leave me now. I don't wanna cry anymore. Oh, love me. Oh, leave me now. No, 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 my open floor. Non mi ricordo le parole. Grande! Beh, direi che prova superata. Sai che era stata la sigla di Domenica In? La sigla di Domenica In con un video con la regia di Carlo Verdone. Hai capito? Mi devo andare a Leave riprendere il me, video, però love me or leave me now. sto cercando il vinile perché io sono appassionato di vinili e voglio comprare il vinile della Rusic del singolo Bello. della 84, se non sbaglio, Penso. Forse no. no? Adesso non vorrei dire eresie, però 80, anni 80 è giusto. anni 80, sì, 84-85. 85, 84, 85. Una Sì. figata, una figata. Round superato. Andiamo avanti. Vai. Pronti? Ove. Go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. È Sono ok. gasata che quando ti rispondo sto facendo così, eh? Devo fare così. Bravissima. Devo Ma fare. adesso io ti terrò in movimento perché adesso, nella prova di adesso, mi devi fare anche accennare Sì. Ecco, 5 tipi di ballo, visto che. sì. Quando Va vuoi. bene. Con cosa partiamo? Vai. Vai. Salsa? Vai, salsa. E uno. Ok, poi. Ok,
Adesso facciamo baciata? Vai, la baciata c'è al passo. Il movimento di bacino proprio qua. Ok, e due? Allora, già mi sarei nata. Che altri balli ci sono? Allora, salsa, baciata, dance. Cos'è dance? Vabbè, dance è... Oh, tipo discoteca. Ah, ok, ballo da disco, va bene, te lo do buono, ok? Tipo quello, tipo un po' così. E poi tipo c'è sexy, così. Un ballo da fare sensuale, magari ti posso suggerire con una rosa cosa si fa. Cosa si fa? Il tango. Il tango. Ah, sì, il tango, però vedi dove mi reggo, perché non c'ho il ballerino. Allora, così. Allora, questo. E l'ultimo? Ballavo il tango. E l'ultimo, il valzer? Il valzer, la ok. la 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 la, questo è il valzer del mocerino. La 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 la, c'è Senti il valzer questa musica. che fa la la la. E sei in freeze. Non ti puoi muovere. Domanda GF, cara Rusic. Allora, se fossi stata 2 ore senza microfoni e senza telecamere nella casa, che cosa avresti fatto? Stop freeze. Stop freeze. Vai. Allora, 2 ore senza microfoni e senza telecamere? 2 ore libera, diciamo. Cosa avresti combinato? Così, proprio. O guarda, o niente, o normale come sempre, o altrimenti qualunque cosa. Tipo? Tutto. Tutto, aiuto. Qualunque cosa, pure provocazioni. Oh! Sì. Sì. Eh beh, giusto, è giusto. Brava, brava. Sì, pure qualcosa di piccantino, su. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, se no. Sono d'accordo e hai risposto bene. Perché c'è chi ha risposto che usciva dalla casa, telefonava, faceva in 2 ore di tempo, sono d'accordo con te. No, io me la godevo lì. Un po' di peperoncino avresti messo, diciamo. Sì. Giusto, giusto, sì. Giusto, brava. Ci sta. Ok, andiamo avanti. Round 9. Pesetti. Pa, pa, pa. Pa, pesetto rosa. Pa. 3, uno. 2, 1, 1, 2, 3, 4, guarda le braccia come sono già diventate le braccia di Rambo, Rita, guarda. Uff, questi braccini. Uff. Se c'è una cosa che ho magra sono proprio le braccia. 9, anche la mia mamma. Io ho perso il conto io, 10. Quindi c'è il pubblico a casa, sei da sola? No, da sola. Ah, ok. Qui sono da sola. Allora, momento cinema. Allora, quale di questi film non è di Steven Spielberg? Vediamo. Ok. Il colore viola. Guerre stellari, Lo squalo, Indiana Jones e il Tempio maledetto. Quale non è di Spielberg? Indiana Jones. No, ma come mai sono così? Allora, il colore viola? Sì. È di Spielberg, ok. Sì. Indiana Jones, abbiamo detto, è di Spielberg, ci è rimasto Lo squalo e Guerre stellari. Guerre stellari? Brava! E ma di chi è? Di Lucas? Di chi è? Guerre stellari. Guerre stellari di George Lucas dovrebbe essere. Lucas, allora Lucas, sì. Okay. E Lucas e Lo squalo invece è famosissimo, vabbè, lo sappiamo. Quindi, va bene. Prova cinema superata, alla grande, e andiamo avanti perché... Hai visto che ci hanno mandato quel piccolo video
dove c'era il presentatore che ti intervistava, no, un giornalista che ti intervistava, conferenza, e sì. tu eri piccolo, 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 che tenerezza che mi ha fatto! Mamma mia. È Insomma, ti stupendo, voglio no? sposare, sì. Che Sì, bello, che bei ricordi. Sì. bello, bello, Sì, ho bellissimo, visto, sì. sta mandando un sacco di cose, fanno, ho visto anche Ma in conferenza. la faccetta tua? Senza Un barba. amore. Piccolo, potevi avere pure, non so, 16 anni, Sì, un un amore. pulcino. Sì, un pulcino, sì. Qualche anno in più, ma sì, era 20, 20, 20 anni avevo, sì. Ma Sì, ti sì, rendi sì, sì, sì. conto? Però sono belle queste cose che ci mandano. Li vogliamo ringraziare tutti, tutti, tutti i fan No, che infatti ci mandano delle grazie. cose strepitose che non vediamo da anni, che non so dove le trovano. È vero, a volte mi A stupisco anch'io perché tutti, a veramente fanno dei tutte. montaggi pazzeschi, sono Sì, veramente io bravi, io infatti li io amo, li ringrazio amo, tutti le quelli amo. che ci sostengono e ci seguono sempre. Sempre, Andiamo avanti, sempre. abbiamo l'ultimo round di pesetti Round di pesetti, e poi ci vai. abbiamo la gara di imitazioni. Ah, Uno, ok. due, tre, quattro, cinque, 5, sei, 6, sette, 7, otto, 8, nove, 9, sei, 10. dieci, ok. Prova finale, imitazioni. Imitazione. Andiamo bene, proprio bene. Ah. Andiamo bene, sorella. Allora, imitazioni di animali. Abbiamo parlato di me da piccolo, quindi io ti propongo il pulcino come primo Sì, imitato. ok. Fammi bere un po' d'acqua. Ho Vai, vai tranquilla, tutto il tempo che vuoi. la voce rauca oggi, non so perché. Allora, ma aspetta, che mi sa che devo togliere da qua, se no non mi senti. Vai, vai. E come fai? Aspetta. Fantastica, ma non te ho visto però. Ma è un pulcino vero in casa? No, sei Sì, tu. io sono il Non ci pulcino. credo, sembrava un pulcino vero. Ok, vediamo se riesci Ok. questa. L'ippopotamo. No, quello non lo so fare proprio. Come si fa? Non lo so come fa Non lo so neanch'io l'ippopotamo. l'ippopotamo, infatti in Non regia lo so. mi hanno scritto ippopotamo, ma... A me piace l'ippopotamo nano, quello piccolo e ciccione. Come fa? È stupendo. Quello fa. È una specie di maialone. Ok, tipo un cinghialetto, tipo, no? Ok. Fa un po' ufi, ufi, lo Uffi, ah sguardo. sì, fa così, eh sì. Poi, lo scimpanzé. No, no, Quello è aspetta. mezzo cane. Sì, il cane è più facile. Dopo non so come fa lo scimpanzé, solo di movimenti lo so fare. Come fa? Tipo... No, gli animali non li so fare, Allora questi fammi animali un'imitazione, selvaggi. un'imitazione di un personaggio. È passato tanto tempo ormai che non so già questo strano appuntamento. Non su di me. Ah, vabbè. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, Non non esiste. esisto. E invece esiste Era la come Vanoni Ornellona questa. Vanoni fatta alla Grazie. grande. Brava, brava, brava. Ornellona Vanoni. Baci, Gran baci, pezzo, baci, tra baci, l'altro. baci. Era un Allora, bellissimo pezzo, sì. Sì. sì, allora leggiamoci un po' di domande random visto che abbiamo. Ah, sì, aspetta prima perché dobbiamo vedere l'esito. Chiediamo in regia come è andata la Rusic, Vediamo. se ha vinto o Com'è no andata questa la partita. radiografia della Russia? Uffi. Attenzione! La vince! Vince anche lei oggi! Con la coppa del nonno! Sì, perché vincono, Un ti svelo gelato! questo Oggi segreto, gelato! tutti vincono la Mombra Challenge, però questa è una cosa bella per passare un'ora assieme di cazzeggio, quindi in realtà... Ma certo! Meno male, dai! Allora, andiamo a leggerci un po' di domande random. Sì! Ok, questa, vai, inizia a leggila tu. Allora, il film che ti ha dato più soddisfazioni da produttrice, forse, più soddisfazione sono tanti. Allora, più soddisfazione così, il ciclone, perché
stato un successo enorme e inaspettato, Planetario. esagerato, e quindi mi ha dato soddisfazione in quel senso. Poi, vabbè, L'Uomo delle Stelle perché ha avuto nomination all'Oscar, e poi così, poi vabbè, ma tanti, la vita è bella, Ma però non anche La eravamo vita è bella, produttori. anche... Sì, Ah, ok. eravamo però distributori mondiali, italiani e mondiali, però comunque l'abbiamo seguito fin dall'inizio, dal soggetto, eccetera. Quindi vabbè, sono veramente tanti, Ovo Sodo, La Scuola, Ferie d'Agosto, tanti film belli, Il Toro, tanti film che hanno vinto anche tanti premi e tanti film che hanno fatto successo, come Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare, anche questi sono film che mi hanno dato soddisfazione. Io adoro le commedie. Allora fai, non so, anche L'amico del cuore di Salemme, oppure, non lo so, il pesce da, l'uomo d'acqua dolce albanese. Cioè, tutte le opere prime mi hanno dato una grande soddisfazione. Cioè, quello che mi è piaciuto nella mia carriera di produttore è anche far esordire attori nuovi, registi nuovi, cioè tutti giovani, dare la possibilità Come è a stato una con me, tra persona di l'altro, anche. esprimere, come è stato con te, di Infatti esprimere, te ne di sono far grato vedere perché che veramente. ce la può fare, grazie, e che, cioè, se uno non ha una finestra, non si può affacciare ad un mondo, no? E quindi la finestra ci vuole. Forse la cosa più bella che mi ha dato questo lavoro di produttrice è poter aprire delle finestre per gli altri. E quella è la soddisfazione più grande. Sì. Giusto. Allora, altra domanda. Rita, chi vedresti bene in un tuo possibile film? Vabbè, ce ne sono tanti di attori bravi ad oggi. Tantissimi, sì, tantissimi. Mi piacerebbe, sai cosa mi piacerebbe fare? Un film di gangster. Mi piacerebbe fare un film, Ma la sì, Goodfellas, tipo? un po', sì, bravo, alla Goodfellas, però anche ambientato a Milano, ad esempio la Milano, quella Anni da 70. bere, quella anni Ok. 70, quella violenta, quella così, bello anche, Periodo bello. Balanzasca, tipo un po' quella roba. Sì. Sì. Oppure Turatello, quella roba così, bello. Sì. Anche una serie, Allora, beh, bella questa serie così. qua è scritto: che personaggio faresti fare a me in un tuo film? Già l'ho fatto, scusa, ma ti voglio sposare. Eh Facevo no, Guido. però mi piacerebbe farti fare. Ad oggi che cosa? Mi piacerebbe farti fare un. Ecco, mi piacerebbe farti. Fare ad esempio Turatello sarebbe pazzesco. Ma anche a me piacerebbe. Chi lo Pazzesco. sa? Chi lo sa? Pazzesco. Sì, un personaggio così, c'è cioè un personaggio che ha anima, però poi comunque switcha, cambia Sì. totalmente e diventa quello che deve diventare. Però uno che è comunque un capo. Uno che sta a stare zitto, uno che con uno sguardo ha già dato degli ordini. Tu puoi fare benissimo un personaggio così perché con quello sguardo lì, Vabbè, veramente, sai che non hai bisogno di parlare troppo. divento rosso, Adesso ti faccio gli uccellini. viu, 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 viu. Allora, visto che parliamo, vedi, Sì. di che cosa ne, te la faccio io questa domanda perché me la sono persa. Sì. Aspetta, forse la ritrovo. Sì. Ecco, Rita, ti senti Cupido, visto l'amore nato tra Clizia e Paolo? Totalmente, 100%. Perché a lui dissi: guarda, non conosco tutte le persone della casa, non conosco neanche questa Clizia, però è simpatica sulla carta, mi è proprio simpatica. Secondo me, lui mi ha detto: guarda che non è proprio il mio tipo, ma non la conosco, lei. E E lì hai infatti così, scoccato la poi al. freccia. Lì hai Sì, scoccato la freccia e hai fatto poi a Cupido lei, perché. sì, poi lei chiaramente io la vedevo perché dormivamo insieme e Clizia, allora lei la sera, io vabbè, sono una tira tardi numero uno, allora lei andava fuori, vado solo a fumare una sigarettina che Invece. diventava tipo 1 ora e mezza, 2 ore, così, allora mi diceva, ma come ti sembra Paolo? Stai attenta, io ho detto, un giorno gli ho detto, stai attenta perché invece no, comunque li vedo proprio
bene affiatati, non lo so. Mi sento così frustrata per loro che non possono vedersi ma tutti si i giorni. Vedranno, si vedranno a breve, secondo me. Secondo ma me sì, si ma, non, ma, le, ma io voglio che si vedano adesso. Anch'io, anch'io, perché che anch'io si poi dall'altra parte, abbracciano. Perché quando usciva Clizia io ero là con Paolo, quindi vedevo la parte maschile, diciamo, di quest'amore. Chiaro. Adesso stato... domani faccio sì. la diretta con Paolo e gli voglio fare una proposta. Ah. Per il loro primo incontro. Dai, dai, allora, dai. Vai, sentiamo. Ti ricordi che lui ha contato tutti i baci, no? 3.300, sì, non so quanti. Qualcosa, sì. Allora, per il primo incontro che avranno, io propongo nessun bacio. Tutto meno che il bacio. Ah! Cioè, possono baciare dappertutto, ma non la bocca. E deve rimanere quel numero, insomma, di baci. Vabbè, no, poi cambierà, però per la prima volta qualcosa di originale. Secondo me, allora, ok, poniamoci dei limiti. Conoscendo Paolo, niente non baci. Ce la farà. Non ce la farà, limonerà duro da subito. Uffi! No, speriamo si vedano presto, speriamo di vederci presto anche noi. Allora, ma scusa, quando si vedono, non ci possiamo nascondere dietro qualcosa? Assolutamente sì, poi... Io voglio! Noi sì. Due ci nascondiamo, dai! Allora, questa, altra domanda per te. Cambieresti sì. qualcosa di te? Chiaro, sì. Sì, sì, cambierei Qua qualcosa di me, Rita, forse ormai... Sindaco. Rita Sindaco subito. Rita Sindaco subito. No, cambierei... Certo che cambierei qualcosa di me, chiaro. Cambierei tante cose, però non lo so... un po' tardi, no? Secondo me no, non è mai perché tardi sei bella così, se posso spezzare una fiocina in favore o un'arancia, come si dice, sei bella così. Sei bella e... Però caratterialmente posso migliorare. Posso migliorare. Vabbè, quello sempre tutti, però sì. Secondo me sì. Sei bella così perché... Grazie. Prendo il complimentino. Allora... Complimentino. Poi, vediamo se ne leggi qualcuno che tu, dillo. Ah, questo. Allora, se tornassi indietro sì. nella casa del GF, quale momento vorresti rivivere e perché? Allora, ma allora, guarda, a me è dispiaciuto ci un sono sacco stati dei momenti... Che siamo andati al televoto assieme in quello scontro finale, è stato un peccato. Sì, sì, anche a me, però sono stata contenta che sei rimasto tu, perché comunque tu lo sai come la penso io, e tu m'hai visto a me, no? In quel momento, anche quando c'è stata la reazione, io ero contenta, ero tranquilla. Sì, lo non so. Ero, sai, non ero così. Allora, sai cosa vivrei dei momenti della casa? Quello che mi sono molto divertita con i giochi, cioè mi sono molto divertita quando abbiamo fatto tipo, non so, lo spogliarello, la sfilata di questo, quando abbiamo fatto il ballo di Grease. Mi sarebbe piaciuto fare, non lo so, le favole, Cappuccetto Rosso, mi sarebbe sì, sì. piaciuto fare i supereroi, cioè tutte queste cavolate così. Cantare, mi sarebbe piaciuto fare tipo la band, capito? Una rock band esagerata, casino. Sì, sì, sì. Vabbè, diciamo che non mancavano, sì. perché ogni volta, ogni settimana proponevano sempre qualcosa agli sì, autori. Sì, sì. Era molto divertente, sì. Quindi... Sì, sì, infatti. Però infatti. A me è dispiaciuto che potevamo vivercela di più insieme, diciamo, nella casa. Sì, sì, infatti. È andata così. Next time, come si dice. Next time. Sì, next mia time. Nonna, sai cosa mi diceva mia nonna? Si capiscono le cose sempre un pochino quando è troppo tardi. Sì, è vero. Infatti così. Però... Dobbiamo ricordarcelo la prossima volta, se facciamo qualcosa, di godercela di più, e di andare poi... fino in fondo. Allora, vabbè, ormai già che ci sono, la faccio su di me, che è qua, e chiedono pregi e difetti di Montovoli. Vai, massacrami. Vai. Chiedo a tutti. Pregi e difetti di Mantovoli. Ma tutti questi difetti non li vedo. No, sai perché? Affine a me, per quello non ti posso criticare tanto, perché tu sei allegro, divertente, hai però sempre un po' questa vena di malinconia. Sì. E quindi sei... Estroverso, ma sei anche introverso. Ti piace stare solo,
ti piace riflettere, ti piace guardare, pensare, e poi, però ti piace anche stare in compagnia, vivertela tutta fino in fondo, poi ti piace cucinare, sei bravo, c'hai la passione, c'hai la mano, hai i tempi, hai questo sguardo, questo viso meraviglioso, per cui vabbè, hai fatto innamorare tutti, cioè difetti non ne vedo, non vedo Dammene dei grandi qualcuno. difetti. Non Il ce fatto n'hai. di fashion, io adoro come ti vesti tu e mi piace Grazie. come ti vesti pure con quelle tue gonnellone e io adoravo quella gonnellone, la rivendico, quella gonnellona di lana con tutti quei buchi, con quelle cose, adoro, adoro. Quella era figa, faceva un caldo No, pazzesco però. guarda, io l'ho adorata. No, non ti trovo difetti, non ti trovo difetti in questo senso, no, no. In questo momento non mi vengono, può darsi che poi se mi vengono te li scriverò, però in Va questo bene, momento, quindi se mi scrivi. per quello che abbiamo vissuto insieme, no. Poi magari se fossimo stati di più avrei visto delle altre cose, però per quello che ho visto siamo abbastanza simili su tante cose. Sì, questo Sì, anche secondo sì. me, perché poi che tu sei una che ama scherzare, e hai fatto un sacco di imitazioni di Carseggio nella casa, Sì. e sei veramente una donna tutto tondo, quindi io ti massima stima per te, e poi vabbè, anche lavorativamente parlando ho avuto modo di conoscerti tanti anni fa e quindi non posso che dire solo cose belle. Quindi, è Bene, quello, l'unico dai. rammarico è quello, Ufi. pensavo per... Speravo di viverti un po' di più anch'io nella casa, perché poi Sì. Alla fine poi di Sì, abbiamo tutto fatto poche tiri le cose. somme e dici, cavolo, sai, con Rita mi avrebbe fatto piacere aver Sì. passato più tempo a Sì, cazzeggiarla più di più. tempo. Sì. Però sei dottissima. Però mi ha insegnato a fare il pane e mi ha insegnato a fare la pizza. Ma l'hai fatta in questi giorni di quarantena, Sì. periodo? Sì, ho E mi devi fatto, ho mandare, mi hai fatto qualche foto, impastato. qualcosa, voglio vedere, No, però adesso rifarò, faccio vedere come impasto così. Ti guardavo, ti ho copiato, eh. certo. Brava. Ah, ho insegnato anche a Sì. Ciavarro, che alla fine Ciavarro, giuro di comprendonio, però cioè, ha Ce l'ha imparato anche lui. fatta, però cucinavo. Sai cosa ho copiato a Ciavarro invece? Ho copiato il pollo, quello con la farina e il limone. Buono, Buono. sì, è vero, anche quello Sì. era buono. Buono, viene tutto croccantino, mi è venuto bene. Buono. Vabbè, dai, è stato bello però stare insieme nella casa. Sì, Sì. è stato molto bello, è stato molto bello. Sì. Cioè, ero contento quando ho saputo che c'eri anche tu nel cast, mi ha fatto strapiacere perché comunque era tanto che non ci vedevamo Certo, non ci vediamo da una vita. è stato un bel momento viversi un'esperienza così surreale, diciamo, assieme. Sono contento. Surrealissima, surrealissima. Niente, ci rivedremo a Masterchef allora, prossimamente. Sì, Non lo so, bravo. stavo pensando A cucinare tutti e io due, te uno contro Ciavarro, l'altro. tutti a Masterchef a Sì, tu coi fare gonnelloni, capito? A io vengo con torso quei nudo, poi. pantaloni però No, tu a torso nudo col gonnellone. col pantalone, va bene, Lo vinci di ci sta. sicuro, lo vinci di sicuro. Rita, io Va ti voglio bene, bene mi sono tantissimo, divertita. ti mando un bacione grande grande, vedo che si sono divertiti anche tutti quelli che hanno guardato la diretta e Speriamo, adesso sì. Sì. la mandiamo al montaggio e poi tra qualche giorno uscirà bellissima, stramontante. Sì, perfetto. Grazie. Ciao Grazie per Andrea. essere stata con noi. Un Speriamo di bacione. approcciarci presto, che Sì, finisca questa sì. quarantena. Ciao. Ciao. Baci, ciao. Love you. Ciao a tutti. Grazie.